Allora, oggi, mio caro popolo di YouTube, giochiamo Ante. Ante è una classe che non è mai stata forte in arena perché il suo hero power non è forte, molto semplicemente. Non interagisce con la void e quindi il suo power è molto debole. Però in questa speciale, in questa particolare arena, si trova bene perché bisogna essere molto agro, riesce a essere molto agro, ha tanti tool. Vediamo, io giocandoci contro mi sto trovando decisamente in difficoltà contro Hunter. Ora vediamo un po' se, giocandolo io, perché poi, insomma, non è tutto oro quello che luccica, a quanto pare. Andiamo a vedere. Oh, prima pick subito molto forte. Macaco è forte, Lancia è forte, Kill Command è forte. Io prenderei il drop a 1. La Lancia, secondo me, è la seconda pick. Cioè, secondo me qua l'ordine è Macaco, Spear, Kill Command come prima pick. Prendiamo Macaco, che è un drop a 1, è sempre valido, e poi vediamo. Ok, seconda pick, secondo me sicuramente Bone Wraith è quello col body migliore. No, gli altri due decisamente no, cioè, ma proprio non c'è paragone tra le tre carte. Bone Wraith è sicuramente quello migliore. E in realtà questi tipi di taunt Ante servono perché ti permettono di andare faccia. Tu metti taunt e vai tutto face. E via. Allora, l'accetta è molto forte. Molto forte anche Deadly Shot, e molto forte anche Explosive Shot. Io prenderei Accetta però. Avendo già un drop a 1 bestia, Accetta secondo me è la carta giusta per noi. Go. Prendi i tre pick, tutte e tre buone. La quarta un po' una schifezza. Voodoo Doctor, Raging Worgen. Secondo me Accetta tra questi. Non vogliamo andare late game, assolutamente. Assolutamente. Drop a 1 spero di trovarne altri. Io prenderei Worgen, che comunque è un drop a 3 decente. Allora, qua abbiamo una spell Grievous Bite che è carina, le altre due sono un po' due schifezze. Prenderei Bite, cioè lui non è malissimo in realtà, però Bite è un buon tool. Ok, la Spellstone era forte un tempo, adesso non lo è più. Il Vermone o Explosive Shot? Il Vermone o Explosive Shot? Ora, Vermone non è male, eh? È un bel pezzo, è anche bestia, magari ci facciamo qualcosa. Io prenderei Vermone su Explosive Shot. È un pezzo da late game che ci vuole, sicuramente. Ora, seconda accetta oppure drop a 3, ma i drop a 3 sono molto, molto, molto forti. Anche tra i Creeper, poi, che anche se non è un pezzo agro, aggressivo, non ci importa, perché tanto è straforte lui, quindi ci importa davvero poco. Lui è una bestia, lui è un elementale. Potrei forzare, prendere il basilisco perché è bestia. Secondo me di base è leggermente meglio tra i creeper, però il tag magari ci fa propendere per il basilisco. Ulla, Crashing Walls è interessante. Crashing Walls è molto interessante, ma anche Kill Command e Spear. Io prenderei le mura qui. Cioè Crashing Walls è molto forte. Crashing Walls è proprio comoda. Io prenderei i muri. Forte tutto, eh. Forte tutto. E questo vi fa capire come in 8 picco ho già avuto 1, 2, 3, 4, cioè, ho già avuto tutte pick di valore comunque. Quindi sì, Hunter viene forte. Ecco, questa non è forte. Il drop a 2 è molto brutto anche in Hunter. Io prenderei o Healer o Stalker. Ora, Death Theater quanti ne abbiamo? Non ne abbiamo al momento. Questa è una 3 mana 3-3. Secondo me, vi dirò, conviene comunque prenderlo Stalker. Preferisco 3 mana 3-3 a 5 mana 4-5 in Hunter. Quindi prendo questo. Anche il potere dell'healer difficilmente si usa. Candleshot, Springpour, Crocolisco. Di nuovo pick di valore notevole. Vogliamo Springpour o Candleshot? Secondo me forse Springpour, avendo accetta, potrebbe starci. Candleshot è forte. Candleshot è tanto forte. Però io andrei di Springpour perché al tag bestia posso farci qualcosa con le accette. Siamo lì, eh. Però Resemo, carta più forte? Sì. Direi di sì, avendo già due bestie a costo 1, penso che Rezremo possa darci tanto. Mazza che carte forti però, porca vacca. Che diamine, Deadly Shot, va bene Deadly Shot. È buono anche Explosive Shot, però Deadly Shot credo che faccia quasi la stessa cosa di Explo con due mana in meno. Solo roba di valore. Hunter Spark è molto forte, fa molto value, chiaramente. È meglio di Deadly Shot? Non lo so. Secondo me potrebbe essere. In un mazzo molto aggro, Hunter Spark ti dà ancora più value. Cioè, in un mazzo molto aggro ti dà value, non ti fa finire la benzina.
Potrebbe starci, certo, sto rinunciando a Delish, a te. Quindi è un po' close. Però secondo me Antiaspark è una buona pick, una la vuoi sempre nel mazzo. Allora, Deopa 2, Murloc, ci può stare. Deopa 4, che è interessante, Argus o Silverhand. Secondo me dobbiamo stare sui Deop bassi, cioè dobbiamo stare su una curva bassa, ok? Dobbiamo aggredire. Anta deve aggredire. Se non aggredisce, va da nessuna parte. Io prenderei Argus, che è carta di sicuro valore. Ok. Il cammello non è forte nel mio mazzo perché ho due Deop a 1 brutti. Io non lo prenderei, onestamente. È un po' un rischio, cammello, perché se spawna dall'altra parte un Argent Squire rischia di fregarti tutto. Quindi non lo prenderei, andrei di Deop bassi. Forse il funghetto è quello che preferisco. Anche Tresham non è male, ma voglio stare con la curva bassa. Ecco, queste sono tutte brutte. Arena Fanatic non prendetelo, secondo me è troppo lento in questo meta. Quindi andrei o di assassino o addirittura di Jhaire Dealer. Forse Jhaire Dealer, cioè è comunque un Deop a 1, che non è pessimo. Questa pick invece è pessima. Commando Stalker, secondo me siamo lì. Io forse prenderei comando, che due dannini li fa. Magari ci mancano i due danni per fare l'Ital. Ok, finalmente una pick interessante. Allora, noi, secondo me la carta più forte è qualche Undertaker, ok? Il fatto è, quanti Deopa 3 abbiamo? Ne abbiamo un po', 1, 2, 3, 4, 4. Perché questi due non sono Deopa 3, ok? Siamo d'accordo. Quindi prendere il quinto Deopa 3, che in realtà ci sta anche, oppure Ranger, che di nuovo non è male, perché Ranger è comunque una carta molto buona. Forse prenderei Ranger qua. Ce l'ho anche dorato. Andiamo a Ranger. Non voglio esagerare con i doppi a 3. Ecco, se l'avessi saputo che la pick successiva fosse stata questa, magari avrei evitato di prendere Ranger e avrei preso il doppio a 3. Vabbè. Melma, secondo me. Melma ha diversi utilizzi. Ci sono tanti Aerog, tanti Hunter. Quindi secondo me Melma, una Melma nel mazzo ci vuole. Ok, Devil Sword, Scorcher e Toad, tutte molto forti. Secondo me Scorcher meno in un Hunter. Devil Sword è molto buono, ma ci servono i Deopa 2. Ci servono i Deopa 2 e col Tag Bestia, quindi lui è perfetto. Allora, secondo Crashing Walls eviterei Pit Crocolisk o Spring Paw. Che si piglia? Tutte e due buone. Tutte e due buone, molto. Vogliamo il Crocolisk costo 8. O una bestia un po' più snella. Secondo me sta meglio una bestia snella, però che colisco di valore superiore. Quindi dobbiamo un po' capire cosa vogliamo da questo punto di vista. Fatemi vedere. Io andrei di che colisco qui. Cioè, qua ci serve un bel panzone. Secondo me ci serve un bel panzone a costo 8, che picchia sodo. Tanto lo ritroviamo qualcosa che costa poco. Fishflinger, probabilmente. Mi servono i Deopa 2. E lui è un Deopa 2. Poverino. Dignitoso. In realtà anche Thresh non è un pick, eh. Perché Fishflinger, il problema di Fishflinger nel mio mazzo è che dare il Murloc all'avversario in early game è molto brutto. Cioè, c'è il rischio che gli dia qualcosa di buono. È anche vero che lo dà anche a me, magari ci faccio qualcosa. E alla fine un Deopa 2. No, prendiamo un Deopa 2, dai. Ci servono i Deopa 2. Ok, Tolvir è un Crocolisco, Jhaire Dealer o Rebel Bouncer. Secondo me Tolvir, perché ci servono i Deopa 2. Ho bisogno di Deop bassi. E Jhaire Dealer non è forte, quindi Tolvir va benissimo. Spirito della Lince, no. Shieldbreaker, no. Gnomo, no. Che palle. Allora, o lui che silenzia Tyre Creeper, che silenzia il Kaitut Defender, silenzia Bone Wraith. Secondo me sono tutte carte che ci sono nel meta adesso, quindi potrebbe anche starci Shieldbreaker. Carta un po' bruttina, chiaramente, però che ci può stare. Toad senza ombra di dubbio. L'abbiamo presa su carte molto forti, molto più forti di queste. Oh là! E mo? Animal Companion, Baited Arrow. Tutte e due molto forti, anche forte la Spear. Cosa prendiamo? Secondo me il Freccione.
Secondo me Feccione è la carta migliore delle tre, anche perché Deopatrae ne abbiamo, Feccione è molto buono, quindi lo prendo senza alcunissimo problema. Ecco, un altro range, insomma. Snow Beware, sapete che forse mi mancano i Deopa 4? Credo che Beware sia la carta perfetta qui. Anche perché poi abbiamo Ranger fa una cosa, ma fa la stessa cosa della freccia. Avrei tre carte che fanno la stessa cosa, e anche Commando fa la stessa cosa. Quindi avrei 4 Europa 5 che fanno la stessa cosa. Quindi prendo Beware. Ok, qui abbiamo un Crawler che comunque spawna bestia. Non è tremendo. Le altre due non le eviterei. Ho uno Stegodonte. Oppure Abusive, direi. Eviterei l'elementale. L'elementale è un po' bruttino. Se l'altro non ha pe messo pezzo, tu non puoi giocare elementale. Ed è decisamente brutto. Andiamo in Stegodonte, dai. Ultima pick, lo Swarm delle Locuste o Argent Commander o Arco. O. Allora, armi ne abbiamo una. Ok? Le Locuste, secondo me, sono la peggiore. Arco potrebbe essere la migliore. Potrebbe essere la migliore. Però costa 7. Probabilmente Agent Commander, sapete che fa il caso nostro. Un solidissimo Agent Commander. Ci manca il turno 6. Potrebbe. Ci fitta bene. Mentre il turno 7 si può fare Deopa 5 ping. Abbiamo anche pochi Deopa 4. Quindi noi non, difficilmente faremo Deopa 4 ping. Quindi secondo me Agent Commander è l'ultima pick. Com'è il mazzo? Vi piace?